32 sono i punti che separano Ebolitana e San Tommaso, rispettivamente prima e penultima in classifica nel campionato di eccellenza Girone B. In questo weekend le due squadre si affronteranno in un match che ha una chiara favorita, la squadra di Mister Nastri, che però viene dalla sconfitta nella finale regionale della Coppa Italia Dilettanti. Quella del Dirceu di Eboli sarà inoltre la sfida tra due difese completamente opposte. La migliore, quella dell'Ebolitana, con soltanto 7 reti subite. La peggiore è quella del San Tommaso, con ben 36 gol incassati. In promozione invece l'attesa è tutta per il big match di giornata. Al Durante di Savignano Irpino si affronteranno HDS Rino. 15 sono i gol subiti dalla formazione di Mister Macera, seconda miglior difesa del campionato dopo quella della Virtus Avellino, che ne ha incassate 13. Sarà dunque un duro compito per Cipolletta e compagni scardinare la retroguardia pugliese. Il Serino però si è rinforzato e potrà contare su gente come Narciso e Manco, giunti alla corte di Mister Gargiulo nel mercato di dicembre. 10 sono i gol realizzati dalla società del presidente Donato Trotta dopo essersi rinforzata nel mercato di dicembre, su 26 totali. Un netto miglioramento per i biancazzurri, che sicuramente con questi numeri non temono di certo la difesa pugliese.